Arsago Seprio, attivo centro lombardo, ricco di testimonianze medievali, apre le sue braccia al massimo avvenimento della sua storia sportiva, un campionato del mondo, la quarta prova del mondiale motocross classe 250. Alle prime luci dell'alba del 5 maggio, il silenzio che avvolge la vita della cittadina contrasta con il fervore che anima il crossdromo Paolo De Maria, impegnato nel suo giorno più lungo ed importante. Nella sala stampa, computer ed apparecchiature di riproduzione sono già in attività. Si predispongono i servizi ricettivi e quelli di informazione, comunicazione e calcolo perché tutto funzioni con precisione cronometrica. Anche i servizi tecnici all'interno della pista vengono collaudati per non lasciare alcun appiglio al caso. Quasi contemporaneamente si anima il paddock, dove piloti, familiari, meccanici ed accompagnatori hanno trascorso in piena tranquillità le ore del sonno. Ora ci si muove, ci si sgranchisce al lieve stormire mattutino delle foglie, ci si prepara l'intensa giornata pronta ad esplodere in un rombo di motori, entusiasmi, passioni. Protagonisti effettuano gli ultimi ritocchi, i preparativi si intensificano, la coreografia si arricchisce, mentre nell'atmosfera, ancora ovattata, i cuori iniziano a pulsare e l'attesa si riempie di piccoli gesti, parole misurate, indugiando sul momento più significativo, il balzo in sella, l'avvio e l'ascolto del mezzo meccanico. Il tracciato del crossdromo Paolo De Maria è già collaudato da alcuni anni di intensa attività, ma viene costantemente aggiornato seguendo i pareri dei tecnici ed i giudizi dei migliori piloti del mondo. Non potendo disporre di difficoltà naturali, ne sono state create appositamente di artificiali, che rendono i 2155 metri della pista un autentico cocktail di situazioni proprie dei più rinomati tracciati del mondo. Un susseguirsi di difficoltà, una sequela di test che impegnano le capacità di guida dei piloti, che esaltano gli stili diversi, che spronano alle evoluzioni più ardite. L'ampio rettilineo di partenza si esaurisce in una ripida salita al 50%. Poi la pista si sviluppa con 8 curve a sinistra e 4 a destra, di raggio più o meno accentuato, con 5 tratti in ascesa e quasi altrettanti in discesa. Sono 11 le curve ad U, esaltanti poiché eccitano le traiettorie più disparate, mentre una mezza dozzina di salti portano i piloti a librarsi nel vuoto. Una serie di tratti a cunetta dalle varie caratteristiche, i brevi ma veloci rettilinei dove si sviluppano le massime velocità e tutto attorno uno scenario che allieta lo spettatore. Le alte tribune a gradinata dove si può spaziare con la visuale sull'intera corsa, le infrastrutture adeguate ed indispensabili ad uno spettacolo moderno, le oasi di verde, i cespugli fioriti, gli angoli ombrosi, le protezioni che garantiscono a tutti la massima incolumità, le indicazioni chiare e comprensibili grazie ad una grafica accurata.
una varietà di tratti a fondo sabbioso, soffice, duro, ghiaioso, fangoso, in grado di compendiare la completezza della corsa. Tutto questo è offerto la mattina del 5 maggio ad Arsago Seprio ai protagonisti della gara e ai loro supporters ai bordi della pista. La folla, proprio quella che si conviene alle grandi occasioni, ha risposto compatta, non trascurando di eleggere i propri beniamini, destinatari di un messaggio sportivo nonché dell'entusiasmo dei tifosi. Non c'è il tempo per distrarsi. I protagonisti provenienti da una quindicina di nazioni sono in attesa del loro momento di notorietà, avvolti da pennellate di colori in uno scenario carico di suspense. Eh bien, c'est vrai que Rinaldi jusqu'à présent m'a toujours ennuyé dans les résultats et c'est vrai qu'en Italie il è stato molto sportivo, dice Michele, mi ha sempre dato dei problemi nelle ultime corse del mondiale. Il circuito mi piace moltissimo, è molto spettacolare. Dice, vorrei soltanto partire bene assieme ai migliori italiani e poi vedremo come va a finire. Fisicamente mi sento a posto, psicologicamente sto bene. Credo, anche se ho fatto il primo tempo, di essere però a livello degli altri primi 4 o 5, che tra 29 e 30 non è che ci sia molta differenza. Quindi sarà molto importante la partenza e credo che, andando la moto molto bene, tutto possa andare bene. Preparati, siamo sempre preparati, solo che ieri sfortunatamente in una caduta mi è venuto addosso un KTM che mi ha schiacciato letteralmente al suolo, causandomi delle lievi lussazioni alla clavicola e altre parti del corpo. Fortunatamente con l'aiuto del dottor Costa sono riuscito a risistemarmi un attimino e spero che di reggere bene oggi il ritmo, comunque sono abbastanza dolorante. Oggi conterà molto la partenza, spero di partire bene, di mantenere la posizione e di fare una bella gara. Il colpo d'occhio è carico di maestosità, ricco di entusiasmo. L'attesa è fremente, mentre nuove ondate di spettatori cercano l'angolazione più adatta, in un vorticoso giro di sguardi ed occhiate. Vediamo arrivare molto preoccupato, decisamente nel volto gli si legge l'impegno di una gara nella quale può essere protagonista positivo o negativo Jacques Vimond, numero 2 Yamaha, il pilota che oggi può consolidare la sua posizione nel mondiale o può perdere la leadership nel campionato mondiale 250. Il velocissimo francesino volante, 23 anni, che vi ricordo ha iniziato nella 125, ha iniziato a correre a 13 anni nei mini bike. Attenzione, guardiamo la sistemazione dei 40 selezionati dagli oltre 80 iscritti a questa gara. Siamo pronti per dare il via al campionato del mondo classe 250. Attenzione, Michele Rinaldi va al cancello, Maurizio Dolce va al cancello, Heinz Kinnegarner, Jacques Vimond numero 2, Jan Van Dorn, Peter Hansson, Eriksson, Berggren, Simo Taimi,
l'italiano Arno Gretzel, numero 86 al cancello. Michele Rinaldi al centro, Maurizio Dolci a destra, con il numero 7 Eriksson, pronti per il via della prima delle due manche del Gran Premio d'Italia, classe 250. Attenzione, cartello dei 5 secondi, e poi ogni istante va 5, 4, 3, 2, 1, partenza, partenza, hanno chiuso. Accidente, una partenza con una scivolata, vediamo in terra il pilota della 1-20, il numero 6, Jan Van Dorn, una partenza molto nervosa. Maurizio Rinaldi, Eriksson primo, Michele Rinaldi in quarta posizione, Eriksson, eccolo Eriksson in prima posizione, e Dolce, Nixon è quarto e Michele quinto, quando i piloti affrontano la parte del saliscendi prima di presentarsi alla doppio salto in discesa. Kini Garner in nona posizione, Barozzi in dodicesimo, e vediamo che Limon è in mezzo al gruppo che tenta di recuperare. Ecco Eriksson e Maurizio Dolci in seconda posizione, attaccato da Damiano, dalla serrata ha già recuperato molto bene Limon, che si sta portando a ridosso dei primi piloti impegnati nella parte alta del percorso. Affrontano il curvone in sopraelevata a ferro di cavallo, prima del doppio salto e poi imboccare il rettilineo di che porta al curvone del fossato. Attenzione al primo passaggio con una partenza nervosissima, con il numero 8 al comando. Diamo un'occhiata al primo passaggio quando i conduttori si riporteranno, con Michele Rinaldi che è riuscito a recuperare molto bene. Aspettiamo al salto il numero 8 al comando, Ender Eriksson, lo svedese Maurizio Dolce posizionato in seconda posizione. Maurizio Dolce, Eriksson al comando, terza posizione per Maurizio Dolce, secondo posto il 65 Hansson, sesto Michele Rinaldi, Jorgen Nilsson in quarta posizione, il numero 65 Hansson in seconda posizione, rischia molto, Dolce terzo, quarto il numero 7 Jorgen Nilsson, quinto il numero 56 Johnny Vergis, l'olandese della Yamaha, e in sesta posizione all'attacco in recupero Michele Rinaldi, e davanti a lui anche il numero 55 l'olandese Henk Van Mierlo. Michele Rinaldi all'attacco di Henk Van Mierlo, l'olandese della Honda, attenzione alla staccata davanti alla tribuna, attenzione, di nuovo tenta l'attacco, al comando il numero 8 Eriksson, seguito dal 65 Hansson, terzo Dolce, Michele Rinaldi all'attacco di Van Mierlo, e intanto Vimond è in coppia con Kini Gardner in netto recupero, Vimond e Kini Gardner. Il gruppetto si sta assestando, controlliamo i conduttori al secondo passaggio con Van Dorn subito fuori scena, intanto si ferma il numero 38 il francese Olivier Perrin, mentre aspettiamo l'attacco di Michele Rinaldi nei confronti
del pilota olandese della Honda Henk Van Mierlo, specialista della sabbia, ma che ultimamente si è allenato molto bene anche sui terreni duri di tipo mitteleuropeo. Attenzione al gruppetto che si sta per riportare nel salto di ritorno con ottima partenza del numero 8, lo svedese della Yamaha, Anders Eriksson. Posizionato molto bene anche il numero 65, l'altro svedese Peter Hansson, una partenza tutta svedese. Intanto Maurizio Dolce se la deve vedere, Maurizio Dolce se la deve vedere con gli altri piloti. E Nilsson ha passato Maurizio Dolce, Michele Rinaldi, Van Mierlo, poi il numero 40 Roland Diepelt, Kini Gardner e Jacques Vimond. Continua il recupero per Kini Gardner e Jacques Vimond, mentre Dolce continua ad attaccare Nilsson, Jorgen Nilsson numero 7. Michele Rinaldi deve attaccare ora. Al comando il duetto svedese, numero 8 Eriksson, numero 65 Hansson. Michele Rinaldi all'interno, niente da fare. Michele Rinaldi, sesta posizione. Ottavo Kini Gardner e nono il numero 2 Vimond. Attenzione, una partenza tutta svedese della prima manche del campionato del mondo classe 250, velocissima la pattuglia svedese con Jorgen Nilsson numero 7, Peter Hansson numero 65 e il numero 7 e il numero 8 Anders Eriksson seguito dal 65 Hansson e dal 7 Nilsson. Sono il terzetto di testa, seguono poi Maurizio Dolce, Van Mierlo alle prese con Michele Rinaldi, che ha bisogno dell'incitamento del pubblico di Alzago Seprio per iniziare la scalata alla top delle prime posizioni. Michele Rinaldi deve essere spinto ad attaccare il gruppetto di testa e Michele Rinaldi perde una posizione nei confronti di Ronald Diepold. Quindi attenzione, Michele, Kini Gardner e Vimond, uno dietro l'altro. Michele, Kini Gardner, Vimond, settimo, ottavo e nono. Bisogna che il pubblico di Alzago Seprio inizi a incitare la pattuglia italiana all'attacco. Composta da Maurizio Dolce in quarta posizione, Michele Rinaldi in settima posizione con alle spalle il campione mondiale Kini Gardner e il numero 2 leader della classifica provvisoria Jacques Vimond. Al comando lo svedese Eriksson, seguito dallo svedese Hansson e dallo svedese Nilsson. Dolce, quarto, quinto Van Mierlo, sesto Diepold, settimo Michele, ottavo Kini Gardner, nono Jacques Vimond, decimo il numero 27 il danese Mortensen, undicesimo il numero 31 Kokkonen, dodicesimo Wekeners, quattordicesimo Evers, sedicesimo Alberto Marocchi. Problemi di nuovo per Kerbeia. Intanto continuiamo a seguire il gruppetto di testa. Michele Rinaldi deve attaccare alle spalle il campione del mondo e il leader della classifica. Vogliamo incitare il pilota della Suzuki numero 9 e il pilota della Honda numero 85 Maurizio Dolce in quarta posizione. Il gruppetto di testa con tre svedesi, poi Maurizio Dolce e poi Van Mierlo, poi Diepold e poi Michele Rinaldi con alle costole il campione del mondo e leader della classifica. Ecco il gruppetto di testa. Si è fermato il numero 11 Klaus Kini Gardner. Guardiamo il terzetto di testa.
tiene molto bene Maurizio Dolce, eccolo qui in terza posizione, che cerca di recuperare lo svantaggio che lo separa dai due battistrada, mentre abbiamo visto in quarta posizione passare Vimon. E Gaspardone, dopo la scivolata, sta riprendendo purtroppo, ma ha perso posizioni. Niente di male per il pilota italiano. Allora attenzione, Jacques Vimon all'attacco, Maurizio Dolce sta giocando il tutto per tutto, sta forzando il ritmo incredibile, Harry Kane sta giocando il tutto per tutto per salire sul podio nella prima manche, Harry Kane, Maurizio Dolce è terzo, arriva Vimon, Harry Kane sta andando fortissimo, Maurizio Dolce terzo, Vimon in quarta posizione, duello sul filo di lana fino alla linea d'arrivo tra questi due fortissimi piloti. Kimi Gardner ha mollato il ritmo, è in quinta posizione, poi sesto Tipolo, settimo Bambiello, undicesimo rimane Michele Rinaldi, visibilmente deconcentrato Michele Rinaldi, vittima di due scivolate. Attenzione, Maurizio Dolce deve difendere con i denti la terza posizione dall'attacco del 23enne parigino, leader della classifica eritata, Jacques Vimon. Maurizio Dolce con il coltello fra i denti al terzo posto, dietro ai due fortissimi Ericsson e Nilsson. Attenzione, mancano 10 minuti alla fine dei 40, ultimi 10 minuti per Harry Kane, Maurizio Dolce per mantenere con i denti la terza posizione. Bisogna eccitare Maurizio Dolce all'attacco della seconda posizione. Ericsson al comando. Ericsson, 2 secondi Maurizio Dolce. Dolce a 2 secondi da Ericsson. Rimane a 5 secondi e mezzo Jacques Vimon. Maurizio Dolce a 2 secondi dal numero 7 Nilsson. Si va a un arrivo incandescente, ad un arrivo sulla bandiera a scacchi, con Dolce all'attacco della seconda posizione e con Vimon all'attacco della terza di Dolce. Attenzione, si va ad un arrivo con il cardiopalma, Maurizio Dolce a 2 soli secondi dal numero 7 Nilsson. Bisogna portare avanti Maurizio Dolce, incitarlo all'attacco della seconda posizione. L'uragano, 2 volte campione italiano, vincitore del Supermoto Cross 85, Harry Kane. Passa Ericsson al tanto. Attenzione, passa Nilsson. A 3 secondi, Maurizio Dolce. Vimon, Vimon a 7 secondi, perde terreno Jacques Vimon, ha perso 2 secondi e mezzo Jacques Vimon. Attenzione, Vimon perde terreno e Dolce attacca Nilsson. Dolce deve attaccare Nilsson, Vimon ha perso 2 secondi. Attenzione, Dolce, Dolce all'attacco di Nilsson per la seconda posizione. Harry Kane, Vimon ha perso terreno, Ericsson saldamente al comando. Dolce a 2 secondi e mezzo, Maurizio Dolce a 2 secondi e mezzo, Vimon a 7.46. Forza Maurizio, a 2 secondi dalla seconda posizione Maurizio Dolce.
siamo pronti per l'ultimo mezzo giro. Ericsson, stupendo protagonista, Yamaha numero 8, una guida grintosa, veloce, efficace, Nilsson Harrison. Quindi attenzione, ultimi 10 secondi di questa prima incredibile manche caratterizzata dai piloti svedesi, dalla debacle, vero calvario per Michele Rinaldi, la pattuglia italiana con Barozzi e Gaspare fuori, salva la squadra azzurra un grande, grandissimo Maurizio Dolce, va a vincere la prima manche, il numero 8 vince Ericsson, numero 8, stupendo salto, secondo lo svedese dello Squarna, numero 7 Nilsson Harrison, terzo Harrison, Maurizio Dolce, terzo. Corona d'oro per Ericsson, quarto Vimond, corona d'argento per Nilsson e corona d'alloro per Harrison, Maurizio Dolce. Jacky Vimond in quarta posizione, ha combattuto come un leone per recuperare. Kini Gardner, vittima di una scivolata agli ultimi giri, ottimo quinto, una gara veramente tiratissima dove purtroppo Gaspardone, Barozzi e Drexel non sono riusciti ad entrare nel gruppetto di testa ma si sono dovuti ritirare per vari motivi, ma la pattuglia italiana è stata tenuta alta da uno stupendo Maurizio Dolce che ha tenuto con i denti stretti, con il coltello fra i denti, la terza posizione. Arrivano Nilsson, Ericsson e arriva con il numero 85, Harrison, Maurizio Dolce. L'importante era partire avanti e cercare di mantenere il passo dei primi, comunque non è stata dura. Ma Nilsson perché non si è riuscito a agganciarlo e poi proprio sul finale non ce l'è fatta a acchiapparlo? Evidentemente perché andava qualcosina in più di me, ecco. Quindi benissimo, salutiamo terzo posto nella prima manche con un grosso applauso Harrison, Maurizio Dolce. Di Sant'Eugenio per questo intermezzo estremamente coreografico con la regia di Giorgio Saporiti per creare uno stacco tra la prima e la seconda manche, dopo il rumore delle moto, questa regia che ci permette di salutare le 18 nazioni che hanno mandato la loro adesione al Gran Premio d'Italia, quarto atto del Mondiale 250. Io direi si può proseguire iniziando a salutare le nazioni una per una e partendo dalla Jugoslavia. Ecco la bandiera della Jugoslavia che fa il giro, quindi applaudiamo questi colori che oggi sono ospiti qui al Crossdromo de Maria. Passiamo alla squadra del Belgio. Ed ecco il tricolore belga. Passiamo ora alla Francia, bandiera francese e marsigliese. Ed anche il tricolore francese sventola, mentre i palloncini portano in alto il bianco, rosso e blu. E dopo la marsigliese è la volta di salutare la nazione che ci ha offerto il primo e il secondo posto,
la Svezia. La croce gialla su fondo azzurro, Sweden. E dopo la Svezia il saluto alla Germania federale, alla Svizzera, dopo la Gran Bretagna è la volta del nostro saluto all'Olanda. Tricolore olandese nel suo giro, bianco, rosso, blu, mentre i palloncini si innalzano velocemente nel cielo. Quindi il saluto agli Stati Uniti d'America. È la volta della bandiera e dell'inno russo. Per ultima la nazione che ospita il Gran Premio d'Italia, quarto atto del 250, e siamo di nuovo al tricolore e all'inno di Mameli. Ecco il nostro inno nazionale. Ecco che la lunga fila dei ragazzi ci sta lasciando, simbolicamente il mondo è unito con loro.